diritto penale è conosciuto anche dai laici, non solo quindi dai tecnici, proprio per il tipo di sanzione che per eccellenza e per antonomasia è la sanzione della reclusione, quindi la possibilità dell'arresto in via cautelare o in via definitiva. Quindi ciò che spaventa molto chi viene coinvolto in una vicenda penale soprattutto era la possibilità di venire arrestati. C'è da dire che da qualche anno a questa parte il quadro è un po' mutato per alcune scelte che ha fatto il legislatore di colpire maggiormente il portafoglio più che la libertà personale, e questo è ciò che spaventa di più, ripeto, a questo punto, più che la perdita della libertà personale è la possibilità di venire profondamente colpiti e vulnerati nel proprio patrimonio. Per questo si parla di patrimonializzazione del diritto penale. Attraverso quali strumenti? Beh, strumenti come la confisca per equivalente, la confisca allargata, la possibilità quindi che in caso di condanna, ma già in fase cautelare, si proceda a sequestri finalizzati alla confisca per equivalente, quindi non solo confisca diretta, che di fatto per moltissimi reati ormai paralizzano il patrimonio dell'indagato, per esempio in fase cautelare, o eventualmente poi percuotono in maniera definitiva l'imputato condannato.